Pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse alla folla: nessuno accende una lampada e poi la copre con un vaso o la mette sotto il letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato e nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione, dunque, a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Parola del Signore. Prendiamo da questo Vangelo e anche un po' dalla prima lettura tre indicazioni per la nostra riflessione e la nostra vita. La prima è che noi siamo fatti dal Signore come una luce per gli altri. Il Signore vuole servirsi anche di te per rischiarare il tuo cuore e anche per aiutare gli altri a trovare la strada del bene, la strada che porta al Signore. Questa è una cosa bellissima, ecco. E quindi dobbiamo cercare noi questa luce, dobbiamo dare a Gesù la nostra disponibilità. Lo diciamo adesso con una breve preghiera. Signore Gesù, illumina il mio cuore. Serviti di me per illuminare gli altri. Ecco, e quando c'è questa luce in noi, noi possiamo fare due scelte importanti. La prima è di costruire la Chiesa di Gesù, essere persone impegnate a costruire la comunità cristiana. Non accontentiamoci di un rapporto diretto solo con Gesù, ma anche cerchiamo di vivere la fede insieme agli altri, insieme a quelle persone che il Signore ci mette accanto e anche alla Chiesa nel suo complesso. Questo ci viene dalla prima lettura: il Signore invita il suo popolo dopo l'esilio di Babilonia a ricostruire la comunità dei credenti a Gerusalemme, e così anche fa con noi, ci spinge ad aprire gli occhi verso gli altri per cercare una fede condivisa, non solitaria. E poi la luce che Gesù ci dà, ci apre gli occhi anche sul bene che c'è fuori della Chiesa. Abbiamo sentito la prima lettura in cui Dio illumina Ciro, questo re persiano che non era affatto di Israele, e lo spinge a fare un editto che è stato famoso nell'antichità, col quale dava il permesso agli ebrei di ritornare nel loro paese proprio per ricostruire la loro nazione. Con questo il Signore ci dice che Lui agisce in tutti, anche in quelli che sono fuori della Chiesa visibile, e tante volte il bene ci può venire anche dai cosiddetti lontani, per cui noi con la luce che abbiamo nel cuore possiamo riconoscere il bene dovunque esso fiorisca. Così sia.